mancare anche oggi l'appuntamento con il 3 minuti con. Scopriamo chi è l'ospite di oggi. La 6 Most Music Variety. Angelo Orlando è uno dei protagonisti di Cara ti amo, che ha il ruolo dell'autore televisivo con tutto lo strano universo femminile che gira intorno a questi personaggi. Sì, è un film che parla di relazioni tra il maschile e il femminile. Sono gli opposti, no? Che dovremmo cercare un po' di conciliare normalmente, sia all'esterno che all'interno di ognuno di noi. Il mio è un bel personaggio, si trova nello stesso tempo dentro e fuori, nel proprio conflitto personale, della ricerca, perché comunque come tutti gli uomini che arrivano ad una certa età si confrontano o con la propria vita, se il femminile è entrato davvero nella loro vita, se l'hanno accolto, oppure si trovano alla ricerca continua. È una sorta di odio e amore, no? Di quello che cerchiamo. Noi cerchiamo il femminile, noi uomini lo cerchiamo, però probabilmente non lo sappiamo. Però nello specifico il tuo personaggio è anche quello che si lamenta di tutte le donne magari un po' facili, soubrettine che gli girano intorno, però poi è il primo a essere contento, perché dice qualcosa sul maschio italiano, almeno nell'immagine media che si ha adesso. Sì, la cosa bella di questo film è che secondo me non ha un giudizio, conserva un punto di vista abbastanza basato sui fatti, su quello che accade, quindi un punto di vista abbastanza neutro. La commedia maschilista che piace alle donne, perché in realtà si parla sempre di donne dal punto di vista maschile, però allo stesso tempo si percepisce a livello proprio intuitivo del grande amore, no? e del continuo bisogno di amore che tutti quanti, indifferentemente uomo o donna, cerchiamo. Un altro film per te, hai detto che stavolta hai respirato proprio l'aria del cinema indipendente. Sì, questo film è stato realizzato con lo spirito del vero cinema indipendente italiano. Che cosa significa? Significa che è stato fatto principalmente con una distribuzione dell'entusiasmo, che è stato il do iniziale. E poi è continuato nel tempo con la complicità che avevamo tra di noi, attori e tecnici, e con l'evoluzione della storia che si sviluppava durante le riprese, e una bella sceneggiatura è anche questo, è la possibilità di lavorare e di vivere l'attimo e il lavoro. Avete girato nell'arco di 2 anni, è cambiato, che è un tempo lungo, è cambiata un po' la tua prospettiva sull'universo maschile e femminile grazie oppure in contemporanea a questo film? No, assolutamente, io non così come il film, non ho il mio giudizio è qualcosa che rimane segretamente saldo dentro di me. E nel senso che scopro man mano che vivo, no? Questa mia relazione con l'universo femminile. È un film che consiglio di andare a vedere, perché prima di tutto è una bella commedia, si ride in un modo diverso, perché oltre alle risate poi alla fine del film ci si può tranquillamente sedere davanti a un bicchiere di vino e parlarne con gli amici o con la propria fidanzata o il proprio fidanzato. Grazie mille.